so. Si nota che siamo sul francese. Guardate quanti pellegrini. Buongiorno a tutti, oggi se tutto andrà bene arriverò a Opedruozo, circa 33 km di cammino, ma soprattutto domani si arriverà a Santiago de Compostela. Oggi giornata un po' nuvolosa, ma fino ad ora non piove. Ed eccomi qui nuovamente anche ad Arzúa. Ormai si percorrono in gran parte strade trafficate. Fa molto piacere questa coppia di signori, mi ha riconosciuto lungo il cammino e ci sto offrendo anche un caffè. Grazie. È il minimo che possiamo fare per Francesco. Tanto piacere. Mi è già accaduto altre volte di essere stato riconosciuto sul cammino e puntualmente vengo colto di sorpresa. Rimango sempre meravigliato di questa cosa. Non nascondo che è una gran bella soddisfazione. Mi sarei trattenuto volentieri un po' di più, ma non ero solo, e la stanchezza e la voglia di arrivare hanno preso il sopravvento. Una cosa è certa, in quei 5 minuti ho capito di aver avuto la fortuna di incontrare 2 persone con un cuore immenso. Grazie ancora. Buon cammino. Ci avviciniamo sempre di più a delle minacciose nuvole nere, ma siamo in Galizia e qui la pioggia è una cosa molto comune. Se arriverà, la affronteremo con il sorriso. Circa 20 km e mancano 13.
30 km a Santiago. Alla fine la pioggia è arrivata e mancano circa 8-9 km all'arrivo. Ci siamo fermati a circa 5 km da Opedruolo. Non avete problemi perché c'è poca gente. Stavamo sperando di trovare da dormire qui in questo locale, ma non c'è posto. Quindi andremo avanti. Sono davvero poche ormai, 22. Ce lo siamo meritato anche oggi, 32 chilometri. Alla nostra, a Santiago. Ok, l'ostello l'abbiamo trovato, ma adesso stiamo andando a cena e dobbiamo fare poco più di un chilometro sotto la pioggia per raggiungere il ristorantino che abbiamo prenotato.